Eccoci arrivati. Allora, innanzitutto qua ci sono alcune quest. Vediamo di capire dove sono. Eccole qua, ce ne sono un paio di livello 29, quindi fatte apposta per noi. Poi ce ne sono alcune, una di livello 12, livello 10 le lasciamo indietro e poi in questa direzione abbiamo la quest principale. Io vado a dare un'occhiata a quelle di livello 29. Allora, questa zona dove andremo ora è una zona che si può raggiungere da questa radice gigantesca che c'è qui, oppure dalla città di Gridania attraverso il White Wolf Gate che abbiamo sbloccato poco fa. Infatti, la guardia a fianco ci aveva dato una missione che si conclude qui parlando con un personaggio proprio qui. A questo avamposto. Probabilmente serviva per far capire al giocatore che poi qua avrebbe trovato altre interessanti quest di livello adeguato, quindi intorno al 30, che io faccio tutte perché ho bisogno a questo punto di fare punti esperienza. Diciamo che il prossimo step è arrivare a livello 35 e sbloccare la nuova quest di classe del Marauder. Vediamo come mi hanno disposto. Non benissimo. Perché quando ho cambiato job mi hanno ridisegnato la barra delle skill. Comunque, ci adegueremo oppure le cambieremo. Ok, ho concluso le due missioni che erano qui. Poi ne vedo un'altra un po' più avanti, che andrò subito a cercare di capire di cosa si tratta. Qua me ne stanno dando una dietro l'altra, tra cui una in cui bisogna usare un key item. Adesso vi farò vedere come si fa. È piuttosto semplice, in realtà c'è proprio l'opzione. Oh, ottimo. Questo anello supererà sicuramente i miei fino a livello 30. Questo forse è ancora attivo, quindi qua ci posso mettere un nuovo anello. Eccoci qua. Allora, usare un key item, penso che siano questi. Usa, ok, vediamo se funziona. Allora, non penso che funzioni immediatamente. Usa che item. Allora, no, bisogna prima ferirlo. Comunque il modo di usarli è quello. Infatti c'è scritto di usarlo su un nemico indebolito. Vediamo se adesso va bene. Perfetto. Abbiamo concluso la missione. Non era difficilissima. C'è un buco che dà nelle profondità più profonde, no, in realtà finisce lì. Abbiamo ottenuto l'oggetto, i punti esperienza, altre due missioni, vedete che si moltiplicano. Vediamo stavolta cosa dobbiamo fare. Ci fa spostare più a sud, ma sempre in questa zona sopraelevata, dove i nemici sono decisamente più forti rispetto a quelli che avevamo incontrato nella zona precedente. Vedete che sono tutti nemici intorno a livello 30. Ahia, dobbiamo uccidere Malboro. Malboro è una brutta bestia. Malboro storicamente è un nemico pericolosissimo, perché ha questo attacco in particolare, che è in grado di infliggerci un quantitativo inimmaginabile di status alterati negativi, che ci fa diventare praticamente dei guerrieri di primo livello. Non possiamo assolutamente permetterci questo malus.
Non ve lo faccio neanche vedere perché è un'esperienza terribile. Ecco che non ho le pozioni. No, è un nemico troppo forte per me. Posso usare un po' di abilità per cercare di campare, posso usare Defiance. Ma non ho le chance per ucciderlo, quindi fuggo. Assolutamente un nemico che non sembra essere di quel livello, sembra essere molto più alto. Quindi devo rimandare questa missione a un momento più consono. Ora cercherò comunque di raggiungere l'obiettivo delle altre due missioni ignorando questa che prevede l'uccisione dei Malboro. Allora, qua ci sono tre destinazioni. Una. Anche questi Malboro sono pericolosi, ma non sono così tanto pericolosi come quegli altri, perché questi sembrano più piccoli e più facilmente abbattibili. Anche se sono veramente in posizioni fastidiose. Vediamo se riesco. E anche per sogno, eh. Infatti mi ha interrotto. Tento la fuga. Ok, ho preso l'oggetto, ora devo andare a prendere l'ultimo. Qui sopra c'è un maniero molto grande che si chiama Aukke Manor e sarà il teatro di un dungeon che sbloccheremo presto, forse molto presto. Ok, oggetti raccolti, possiamo tornare evitando tutti. Ok, abbandoniamo questa zona, sappiamo che possiamo raggiungerla facilmente utilizzando il nuovo portale che abbiamo sbloccato a Gridania. Quindi possiamo concentrarci sulla missione principale che ci porta in una zona che ancora non abbiamo mai visitato, che raggiungeremo tramite uno zonamento che è tutto a destra sulla mappa, esattamente qua, che ci fa arrivare a Est Shrud. Eccoci qua. Qui c'è un piccolo insediamento semidistrutto. Direi un posto dedicato alle api, dove va avanti la quest principale. E guarda te, dobbiamo cercare di avere a che fare, di calmare queste api. Ok, va bene. Pensavo che avessero bisogno di un warrior. E invece hanno bisogno di un apicoltore. Poi ci sposteremo un po' più verso il centro di quest'area perché ci sono un paio di teletrasporti da sbloccare per non doverci fare di nuovo tutta la strada a piedi. Ecco qui che gli alveari vengono tutti toccati, finalmente. Potremmo proseguire per questa missione principale senza ulteriori indugi e senza dover fare missioni che dovrebbe fare un pastore o un coltivatore. Forse hanno malinterpretato la pelliccia del mio mentore. Benissimo, ci stanno rispedendo altrove, attraverso la boscaglia sempre più fitta, molto fitta. Qua passo attraverso pericolosissimi nemici che mi hanno ignorato, grazie al cielo. Allora, ecco Est Shrud. Poi più in basso ci sarà Sud Shrud che conterrà due teletrasporti, mentre qua ne abbiamo soltanto uno, che è lì. Questa zona è molto vicina, infatti, a tutta la regione dove vivono le Sylph, che sono queste fatine, che
c'è il sospetto forte che stiano cercando di evocare Ramù. Allora, tocchiamo cristallo. Consultiamo un attimo le quest che sono qui intorno, tralasciando quella, diciamo, delle leve quest. Qui dietro ce n'è un'altra, in realtà non è qui dietro, ma è qui sopra. Andiamo a vedere sulla mappa di che livello è, se ne vale la pena, ma è di livello 20, quindi la ignoro e passo oltre. Allora, la persona dovrebbe essere qui dentro. Ecco il componente della gilda di Gridania che ci dà delle indicazioni. E ci dava subito la missione dopo. Io in realtà sono uscito immediatamente, ma avrei dovuto parlare ancora, non proprio con lui, ma con la persona a fianco. E poi con la persona ancora a fianco. E finalmente usciamo da qua. Questo di che livello è? 20, no, non mi interessa. Ma tanto già che sono qua la piglio, poi magari la chiudo con qualcun altro. Allora, vediamo, la missione principale è qui, piano piano ci spostano verso est, perché lì ci sono appunto le sylph, forse si possono già vedere delle zone illuminate, direttamente già da qua. Allora, qui c'è... vabbè, lasciamo perdere quella missione, la missione principale è ancora qui. Io continuo a sperare di dovermi muovere verso est, in realtà continuiamo a rimbalzare tra tutti i PNG di questa zona. Io mi muovo sempre con la cavalcatura, ma non faccio altro che prenderla e poggiarla e così via. Eccolo qua. Questo è quanto. Oh, finalmente ci spostiamo. Ci spostiamo, ma ci spostiamo dalla parte opposta rispetto a quella che io pensavo. Vediamo dove andremo a finire. Livello 20. Quindi mi vogliono far pensare che queste quest siano di livello 20? Sì, siamo molto in anticipo sui tempi. Cioè, noi siamo già di livello 30, quasi 31. E le missioni di classe sono di livello 20, quindi siamo ben lontani da quello che potrebbe essere le cose preoccupanti per noi. Ok, altro rimbalzino di dialoghi. Questa volta però avremo a che fare con un nemico. Vediamo se avremo ragione di lui. Ma direi di sì, perché siamo decisamente più forti. Eccolo qua. Un Ochu. Gli Ochu sono un mostro tipico, anche questo, di Final Fantasy. Sono delle versioni un pochino diverse, ma a volte no, dei Malboro. In alcuni titoli gli Ochu e i Malboro sono creature identiche, cambiano magari soltanto il nome o i colori per differenziarli. Final Fantasy 13. Gli Ochu erano fatti in maniera completamente diversa, erano pur sempre delle bestie più vegetali che animali, però avevano un'enorme bocca, sembravano delle rane pescatrici, ma non in acqua. Mostri simili li incontreremo anche qua più avanti. Da qua si può andare sul tetto, dal tetto della casa, calarsi di qua, entrare nella casa e chiudere la missione. Qui ce n'è un'altra, a questo punto le prendo e buonanotte al secchio. E finalmente vedo che ci si sposta verso est. Vediamo se anche la quest principale lo fa. Continua a tenermi qui inchiodato.
Ah, oh, finalmente ci si sposta. Prenderò per completezza anche questa, così almeno non ci si pensa più. È una di quelle dannate queste in cui bisogna farsi seguire dal personaggio. Facciamo così, la faccio subito. Se no, me la porto dietro per sempre, che lo so che se non, poi non avrò mai voglia di venire qua a farla. Allora, bacon, bacon, bacon. Eccolo qui. E lo mettiamo qua. Allora. Allora, dobbiamo andare in questa direzione. Ce n'era una tempo fa, forse l'hanno cambiata, che si poteva proprio fare una rasciata generale e arrivare dritti dritti all'arrivo senza dover neanche mai combattere. Proprio perché diciamo che i nemici che si incontravano non erano tanto forti, lui era abbastanza resistente. E quindi si arrivava fino in fondo in pochi secondi. Ed era ottima, un'ottima cosa. Questo lo uccido perché è proprio sulla strada. Ok. Quella che ci segue è proprio una sylph, cioè una di quelle fatine di cui vi parlai prima. Protagonista della prossima parte di storia. C'è anche la cesta del tesoro, spero che mi dia un equipaggiamento, perché pozioni sono già pieno. Sì, mi ha dato un vestito. Ok, ci siamo quasi. Oltretutto dobbiamo proprio venire qua, che questo è il villaggio delle Sylph. Quindi in pratica noi aiutiamo questa fatina a ritornare a casa. Little Solace è un posto bellissimo, con queste casette appese agli alberi. Veramente ispirata questa zona. Fantastico, abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere. Non mi teletrasporterò perché ho già tutto qua, quello che dovevo cercare. Allora, devo danzare. Per farmi calcolare da questi personaggi devo danzare. Vabbè, danzerò. Se proprio devono. Non che io sia un danzatore provetto. Sì, è bastato. Concludiamo la quest. Gli diamo la missiva. Prendiamo i punti esperienza. Prendiamo delle pozioni. Ok. Si prosegue. Ecco Ida. Ida è il personaggio degli Shions of the Seven Dawn, che si dedica alla zona di Gridania. Ah, devo danzare per tutti. No, è veramente triste sta cosa. Allora, impostiamo dance qua. Cioè, io capisco le fattine, ma questi qua sono persone normali. Mamma mia. Ok, devo parlare ancora con un po' di persone. Spero di trovarli tutti. Continuo a danzare come un tarantolato. Ne manca uno. Eccolo là. Ok, dovremmo aver fatto quello che dovevamo fare. Ah, ci fanno già avviare verso una parte ancora più profonda della foresta. Devo danzare anche per loro, che palle!
Vedete quelle... Adesso ve li faccio vedere meglio. Ci sono dei personaggi che stanno danzando. Sono dietro Notaxio. Sono tutti bot, cioè sono tutte personaggi gestiti da programmi che evitano che il giocatore stia a giocare, in pratica li alzano di livello o gli fanno fare le quest principali, programmi che sanno esattamente la posizione di tutti i PNG del gioco e li mandano in giro, così alla fine della serata magari hanno già fatto tutte le missioni di task. Allora, tutto sommato sono simpatiche le missioni che prevedono di fare degli emote, però oggettivamente ho difficoltà a trovarle all'interno di tutte le possibilità che ci sono. Ce ne sono veramente tante, tante altre si sbloccheranno più avanti. Ma devo congratularmi. Congratulate. Se io avessi una tastiera potrei schiacciare slash congratulate e fare automaticamente l'azione senza dover per forza andare a cercare le moto. Intanto sono passato il livello, sono arrivato a livello 31, quindi ci stiamo distanziando ancora di più dalle missioni di livello, diciamo, della storia principale. Il gioco ci chiede di uccidere alcuni ziz che sono, e alcuni mostri che sono in questa zona. Finalmente si menano le mani, eccoli qua. Purtroppo qualcuno sta facendo la stessa cosa mia. Sì, ho attivato un po' troppe missioni, cioè non è vero che sono troppe, però sono tante. E quindi praticamente muovendomi, qua per esempio c'era un mostro di una missione, un punto da cliccare di un altro, un punto da cliccare di un altro ancora. Però così salvo tempo. Cosa ho evocato? Un cinghialone. Ecco, cinghiali così grossi, io non me ne ricordo. Ovviamente lui poverino è di livello 21, io sono di livello 31, quindi ha veramente poche chance. Ecco gli ultimi due ziz. Così concludo quello che riguarda questi mostri, poi mi sposto un po' più a sud dove ci sono gli altri mostri, che sono gli Ignat e... I Brony Brush dovrebbero essere degli Ochu. Ok, in realtà questo pellicano non mi serviva, ma ormai è qua, poverino. Perché lasciarlo da solo, visto che abbiamo distrutto la famiglia? Andiamo un po' più a sud. Prendiamo il Chocobo, già che ce l'abbiamo. Sì, io dico Chocobo, poi in realtà mi è saltato fuori il Behemoth.